Buonasera a tutti, benvenuti. Scusate il ritardo con cui cominciamo questo incontro. E abbiamo iniziato con una bellissima musica d'archi, e poi vi svelerò più tardi il nome del compositore. E proseguiamo con i saluti del primo cittadino di Guagnano, il sindaco, dottor Claudio Maria Sorrento, sempre impegnato nel territorio, nel sociale, nella promozione del territorio e a cui sono legato da un sincero sentimento di amicizia e stima. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Claudio, naturalmente parole che mi fanno emozionare sinceramente, perché l'affetto che mi lega a te lo sai che è sincero. Allora, buonasera a tutti e benvenuti e come si dice in questi casi cercherò di non dilungarmi molto perché vorrei dare spazio a tutti i nostri relatori che voglio salutare ad uno ad uno. Naturalmente saluti al dottor Giuseppe Piccinni, psichiatra responsabile e dirigente dell'ospedale psichiatrico di Casarano. Saluti alla nostra musicoterapeuta, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo questa sera, quindi penso che ci illuminerà un pochettino sugli effetti benefici che la musica sicuramente può dare nella nostra esistenza. Saluto la voce dei Sound Sound System, l'artista Nando Popo, che abbiamo apprezzato quest'estate a Villa Baldassarre, una grande serata di agosto, e saluto il nostro parroco Cosimo Zecca. Saluti doverosi naturalmente, prima che mi dimentichi, a Salento, in forma che ci supporta in queste situazioni, se no ce ne dimentichiamo sempre. Saluti a Viviana D'Amico che ha reso possibile questa serata con tutti i suoi collaboratori. Ne approfitto e saluto che è vicino alla mia assessora alle politiche sociali Fabiana Rucco, saluto François Imperiale, segretario del PD, il nostro consigliere di minoranza, capogruppo di consiglio di minoranza. E saluto il presidente SP Terra Sud, dottor Francesco Leone, scusatemi. Poi un saluto anche al responsabile AIDA, l'ingegnere Andrea Mattis. Naturalmente spero che non abbia dimenticato qualcuno, non me ne vogliate se l'ho fatto. Dicevo, per ultimo, naturalmente saluto il nostro presidente, dottor Claudio Quarta, che ci ospita in questa splendida cantina, che è uno scrigno che contiene tanti tesori, che non so se avranno modo di vederli, ma sicuramente il tesoro più importante è custodito, forse un linguaggio che noi il brand veramente delle nostre terre, un linguaggio di negro amaro e purezza, il Molos, un vino veramente di rara fattura. Quindi poi sicuramente dopo degusteremo degli altri, no, dei vini, ci sarà la possibilità, quindi anche l'invito poi a trattenervi perché ci sarà una pericena e quindi potremo apprezzare i vini di Claudio che fa parte. Io vorrei semplicemente dire due parole sull'argomento di questa sera, perché forse un po' c'è da pensare, no? Il titolo, sindrome post-pandemica, cioè dovrebbe essere quasi un messaggio di ottimismo per dire siamo usciti dalla pandemia, ma purtroppo così non è. Sapete che i contagi sono in continuamento, non c'è un aumento esponenziale, non c'è un aumento lineare ogni giorno. E quindi siamo veramente molto attenti. Io sono reduce, ho fatto questa sera perché, come giustamente detto, cerco di dare una mano nel vaccinare, io ho fatto diversi vaccini questa sera e penso che l'unica arma per poter combattere il virus siano i vaccini e chiaramente tutte quante le regole di prudenza che bisogna rispettare in questi casi. Quindi non ci crediamo che tutto sia finito e speriamo di affrontare con determinazione, con ancora qualche sacrificio questa purtroppo pandemia che ci ha colpito profondamente e duramente. Chissà veramente per quanto tempo porteremo queste ferite nei nostri corpi, nei nostri anni. Quindi io passerei la parola a Claudio e veramente grazie per essere venuti così numerosi questa sera. Grazie. Vino per gli amici. Proseguiamo
che è presidente dell'Avis Bagnano e che è la persona che ha voluto questo incontro. Viviana, noi ci conosciamo da un po' di tempo, è sempre stata, per quanto io la conosca, impegnata nel sociale, nella promozione del territorio ed è presidente del comitato tecnico per il premio Terra dell'Egramaro. Noi siamo molto contenti di questa serata. Viviana, grazie Claudio, saluto tutti voi, vi ringrazio di essere qui. L'associazione che mi onoro di rappresentare è una piccola realtà solidale all'interno della nostra piccola comunità. E, che dire, sono un po' molto emozionata, stressata, ecco, non c'è rimasta il termine. È vero. E niente, che dire dell'Avis? L'Avis è semplicemente un'associazione che ha come primo obiettivo quello di essere a disposizione dei nostri ospedali ai quali appunto noi concediamo il sangue. Però ecco, noi soci per raggiungere questo obiettivo ci mettiamo del nostro e credo che ci riusciamo abbastanza bene. Però ecco, volevamo noi del nuovo direttivo Avis far passare un messaggio, che Avis non è soltanto donazione del sangue, ma ci rendiamo conto ecco, di rappresentare anche un supporto nel sostegno e nel cercare anche di affrontare tematiche che un po' caratterizzano il mondo solidale. Usciamo, no, è una parola molto molto grande e siamo reduci di un periodo un po' particolare, no? Qual è quello delle restrizioni che stiamo vivendo, una pandemia un po' particolare che ci ha visto cambiare un po' le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarci, no? Con gli altri. Per cui noi di Avis Guagnano, insieme anche all'Associazione Terra Sud del Tempo, abbiamo un attimo pensato che all'interno di questo contesto sarebbe stato molto importante, no? Avere la possibilità di interfacciarci e di relazionarci con persone che, come relatori di questa sera, ne conoscono qualcosa più di noi e che quindi, sotto certi aspetti, potevano anche darci delle dritte verso quegli strumenti che quotidianamente, no, abbiamo a disposizione e che potevano in questo contesto rappresentare anche un attimo un supporto, quale è appunto la musica. Non mi dilungo molto perché poi quando comincio a parlare di questo argomento non ce vado oltre. E non mi dilungo molto proprio perché appunto non voglio rubare tempo ai nostri relatori. Però ecco, solo una gentilezza, un po' di ringraziamenti, innanzitutto al Comune di Guagnano, nella persona del sindaco e degli amministratori tutti, per averci dato la possibilità di concretizzare questa serata. Un saluto particolare anche al dottore Quarta e a tutto lo staff organizzativo dell'azienda che questa sera ci ospita, perché hanno dimostrato veramente una collaborazione eccellente e sono delle persone che sono molto vicine a queste tematiche, non molto particolari nell'ambito solidale. E poi un altro ringraziamento al Caffè Ducale, al caffè Outside, al bar Ciccio e al bar Sottovento, che nel loro piccolo sono qui presenti con noi, hanno voluto proprio volontariamente essere presenti con noi, allestendo un angolo ristoro fuori, che avremo poi dopo la possibilità di gustare insieme, unitamente al vino della cantina appunto che ci ospita. Un altro ringraziamento molto particolare a Luca Ciccarese, che è qui in rappresentanza di Salento Informa, che è sempre presente. E poi chi ringraziare altro? Spero che di non aver dimenticato nessuno. Sì, un pensiero adesso lo prendo così al volo. Un saluto particolare al dottor Valentino, che non vedo, però eccolo, è il dottore di Aris. Ed è una persona molto, molto
molto squisita perché è sempre a disposizione delle nostre problematiche che noi presidenti delle comunali ci vengono, ecco. Che dire altro? Ecco, un'altra cosa molto importante e poi veramente finisco di parlare. Ricordo a tutti quanti l'appuntamento che abbiamo per il 27 dicembre a Villa Baldassarre, dove ci sarà la donazione del sangue, che si svolgerà all'interno dei locali della Proloco, vicino ai quali una emoteca, sì, autoemoteca, sì, saranno a disposizione appunto per la donazione del sangue. E sempre nel rispetto delle regole restrittive prenotiamo la nostra donazione utilizzando il numero della nostra associazione. Vi auguro una buona serata e non di quattro, non di quattro, se no poi finiamo più. Grazie Liliana. Liliana l'ha già detto che è uscita vi tira del sangue, quindi io però vi faccio vedere un'altra uscita così. E proseguiamo col dottor Franco Leone. Lui è fondatore e presidente di questa associazione turistico-culturale che si chiama Terre a Sud del Tempo e che ha collaborato con Viviana per questo incontro. Ciao. Io evito di fare tutti i saluti perché ormai l'ho già fatto da Viviana, quindi cioè, noi siamo ormai da 10 anni di nascita in questa situazione. Abbiamo collaborato e collaboriamo tuttora con diversi enti, dall'università alla Fondazione Artis di Sviluppo, abbiamo un gestionamento poi di Gradina, ma collaboriamo anche con diversi enti. Abbiamo già stato parecchio con il dottor Quarta, ospitando diciamo, l'Università di Monaco e l'Università di Atene, un gruppo di giri, facendo conoscere il nostro prodotto. Ci è venuta questa idea parlando con il nostro socio che ci ha tutto il dottor Piccino. Quindi l'idea è andata così, perché non fare qualcosa di diverso dal solito, anziché fare sempre le solite cose, quindi perché non provare a parlare di cose come più interessanti, più dopo il vivo delle persone, come questo tema. Quindi diciamo che questo è stato l'intento. Speriamo che questo possa essere positivo e positivo anche per la prossima manifestazione sotto di questo tipo. Speriamo che la serata possa essere, possa andare a buon fine. Grazie. Io mi trovo in un ruolo molto inconsueto per me di fare il coordinatore di questa serata, peraltro. Però è una serata che credo molto, molto bella. Parliamo un attimo di questa pandemia. Io, come mia esperienza, sono un biologo, quindi è una pandemia che sta lasciando il segno. Sta lasciando il segno nella nostra psiche e qui entro in un ambito che non è mio. Però ci sono studi internazionali che indicano che nei soggetti che hanno fatto esperienza di Covid e sono sopravvissuti vi è un rischio elevatissimo di un deterioramento cognitivo e psichico che può essere così grave da portare quasi al rischio di suicidio. E questo spesso succede. Ovviamente questo dipende dai diversi paesi, come nei diversi paesi si esprime l'attenzione del virus, qual è la comunicazione, qual è l'assistenza, qual è lo stato socio-economico di queste persone, lo stato salutare e mentale. Però vedete, questo disturbo, che si chiama disturbo post-traumatico da stress, DPDS, non riguarda solamente le persone che hanno il Covid, che hanno più il Covid, riguarda tutti noi, e tutti noi abbiamo fatto esperienza. E c'è una revisione della Società Italiana di Psichiatria che ha valutato gli studi fatti in ambito internazionale in diversi paesi, tra cui l'Italia, la Spagna, la Cina, Israele, che dice che una persona su tre soffre di ansia, insonnia, incubi. E questi disturbi non si manifestano immediatamente, perché noi reagiamo, abbiamo la capacità di reagire, ma poi il nostro sistema nervoso crolla e quindi questi disturbi vengono fuori. E si cronicizzano e possono durare a lungo, anche 30 mesi è valutato che possono durare. Allora, cosa si può fare per alleviare questo disturbo, che è veramente terribile, poi una persona su tre? Allora,
cosa, se noi pensiamo cosa è stato nel primo lockdown, vi ricordate? Abbiamo vissuto un'esperienza terribile che poi noi dimentichiamo, però eravamo chiusi in casa, non sapevamo se il giorno dopo ci saremmo svegliati respirando, facevamo le prove di respirazione prima di andare a letto. Io facevo le scale per vedere se ancora reggevo. A un certo punto tutti siamo usciti sui balconi e abbiamo cominciato a cantare. Io sono stonato, no? Cantare, suonare, ed è stata una liberazione, è stata una gioia, e anche un modo di relazionarsi con gli altri, entrare in relazione con gli altri, che c'era impedita questa cosa dall'isolamento. E allora la musica come terapia, no? Per alleviare questo stress. E quindi io credo che questo sia stato l'elemento che ha detto a Viviana e a Franco di organizzare questo incontro. Questo incontro sulla musica. Allora, quanto la musica può alleviare questo stress? Beh, noi lo chiederemo questa sera ai nostri ospiti. E benvenuti a tutti i nostri ospiti e ancora a voi. Il primo ospite di questa serata, ecco che accendo un altro microfono perché... Così dovrebbe essere. Dottore Andrea D'Attilo, mi sente? Buonasera, sì, la sento. Ah, perfetto, perfetto. Ogni tanto funzionano queste cose, allora. Buonasera e benvenuto tra noi. Ingegnere biomedico, lui è salentino, ma ha collaborato con l'Università di Roma. Lui è molto impegnato nel sociale, infatti è presidente dell'AVIS Roma e dell'AI, l'Associazione contro la leucemia. E lui crede molto in questo, e lui è, infatti, si occupa pienamente del terzo settore. Se lei considera il terzo settore come il volano sociale per la ripresa di questa terribile fase di cui noi stiamo facendo esperienza. Benvenuto, dottor Danti, si piace di vederla, la vediamo e la sentiamo perfettamente. Grazie. Buonasera a tutti coloro che sono intervenuti a questa conferenza. Saluto le autorità, ma soprattutto i volontari delle associazioni di volontariato. Ebbene, la riflessione che volevo questa sera condividere con voi parte sicuramente da questo periodo di crisi pandemica che ci ha accompagnato per quasi 2 anni e vedremo per quanto altro tempo ci accompagnerà. La pandemia ha messo in crisi il sistema Stato in generale, ma anche al di là degli Alpi, ma soprattutto il sistema sanitario. Tutti abbiamo in mente le immagini di quello che è successo nei primi mesi del 2020 e di come noi in qualche modo non sapevamo come reagire, sia i normali cittadini e sia i professionisti del settore. Abbiamo affrontato la prima fase della crisi, abbiamo imparato a reagire al Covid, ma il Covid ha messo in luce delle forti carenze del nostro sistema sanitario nazionale e poi anche regionale. Praticamente ciò che mancava era la medicina territoriale, che dovrà essere rafforzata per affrontare non solo il Covid, ma le cronicità di una popolazione che va man mano invecchiando, e alcune tecnologie, quali la telemedicina, la teleassistenza, il teleconsulto, non erano utilizzate nella nostra sanità, ripeto, sia regionale che nazionale. I medici di base si sono trovati praticamente a affrontare la pandemia disarmando. Ecco, la speranza è che il PNRR, Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, possa dare veramente una spinta allo sviluppo della medicina territoriale e riportare il cittadino ad avvicinarsi al servizio sanitario e il servizio sanitario ad avvicinarsi a quelli che sono i bisogni complessi del cittadino. La pandemia fa parte di un bisogno complesso. Ecco, perché bisogno complesso? Perché bisogno è sia sanitario che sociale. Ed è qui che interviene il terzo settore.
Il terzo settore durante la pandemia non è andato in crisi, anzi si è rafforzato, nel senso di che ha contribuito allo sviluppo di quella solidarietà orizzontale che è alla base delle relazioni sociali. E tutto ciò che noi dovremo fare in campo sociosanitario dovrà essere, a mio avviso, finalizzato allo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria. Il cittadino non può essere solo visto come un paziente, non può essere visto solo ed esclusivamente come un cittadino del suo comune di residenza. Quindi gli enti locali, gli ospedali e il terzo settore si dovranno per forza, gli ospedali e le ASL soprattutto, si dovranno per forza sedere intorno a un tavolo e immaginare la sanità del futuro. Qual è il ruolo che a mio avviso vedo del terzo settore? Quello sicuramente della solidarietà. La solidarietà tra persone che hanno un problema, che soffrono, che diciamo, possono soffrire per un problema sanitario, per un problema sociale, per la povertà, e il ruolo del terzo settore diventa fondamentale nel momento in cui riesce a smuovere le coscienze e a portarle verso l'attenzione all'altro. E qui mi voglio collegare direttamente a quello che è lo scopo dell'Avis e di noi Avisini: donare il sangue per aiutare l'altro. La pandemia ha messo in crisi i sistemi trasfusionali perché si donava poco, quindi spero che i cittadini, anzi vorrei dire i concittadini, perché è vero sì, vivo a Roma ma mi sento orgogliosamente salentino e sono legato effettivamente alla vostra città, spero che i concittadini di Guagnano possano reagire e possano dimostrare che la pandemia non mette in crisi la solidarietà e ci permette di dare ancora maggiore sviluppo ai nostri valori e alla nostra mission. Quindi la donazione di sangue diventa importante. Non preoccupiamoci tanto degli ospedali che si riempiono di persone affette da Covid, ma più che altro preoccupiamoci di quelle persone che magari non possono essere sottoposte ad un intervento chirurgico o a qualsiasi altra pratica clinica perché manca il sangue, perché noi abbiamo paura del Covid oppure noi siamo pigri e non andiamo a donare il sangue. Quindi, in conclusione, spero veramente che questa crisi pandemica ci abbia insegnato che il tessuto sociale è costituito da tanti elementi, ma in Italia c'è un elemento che la rende unica quasi al mondo, che è il terzo settore. Il settore delle associazioni di volontariato, oggi chiamate ODV, o delle cooperative, comunque di tutti quegli enti non profit che fanno del sociale e dei valori umani la loro finalità. Grazie, grazie, bravo. Grazie. Va bene, grazie e mi auguro. Terra mia, questa
Grazie.
vedere le slide. Buonasera, grazie dell'invito ovviamente. Complimenti per la canzone, sarà un po' difficile per me parlare di cervello dopo aver ascoltato questa bella canzone. Ad ogni modo, cercherò di essere il meno noioso possibile. Allora, il tema di cui vi parlerò è appunto la musica come linguaggio delle emozioni, che è una sorta di discorso propedeutico rispetto all'intervento che poi farà la dottoressa sulla musicoterapia. Cioè, cosa succede quando noi ascoltiamo la musica? E questo è fondamentalmente il tema. Quindi possiamo andare avanti. Ho portato delle slide giusto per essere un pochettino, per essere aiutato nel ragionamento. Allora, questo diciamo che è il nostro cervello, d'accordo? Circa un chilogrammo nelle donne, ma è un chilogrammo e 100 per gli uomini, ma non vi montate la testa, non significa essere più intelligenti, anzi. Quindi qui è schematizzato quali sono le funzioni predominanti, cioè dell'emisfero sinistro e dell'emisfero destro. In maniera molto convenzionale e pratica si dice che l'emisfero sinistro è l'emisfero della razionalità, l'emisfero destro è quello della fantasia. Infatti nell'emisfero sinistro ci sono maggiormente rappresentati il pensiero lineare astratto, la logica, razionale analitico, la elaborazione sequenziale delle informazioni, il centro del linguaggio verbale. Quindi qualcosa di veramente razionale, no? È una cosa molto, molto razionale. Però per fortuna che abbiamo anche l'emisfero questo. Il pensiero visivo immaginifico. Visivo immaginifico è quando noi appunto vediamo un panorama o qualcosa e questo ci stimola anche vari tipi di immagini del passato o fantasia. Quello è emozionale, la creatività e l'intuizione, l'elaborazione parallela dell'informazione, il centro del quadro non verbale. Quindi quando parliamo di musica noi fondamentalmente parliamo di un linguaggio, c'è il linguaggio musicale. Per comprendere la musica come linguaggio dal punto di vista strutturale, noi pensiamo a un attimo a quello che è il linguaggio verbale. Il linguaggio verbale, grosso modo, noi cosa abbiamo? Abbiamo la scrittura, la lettura, la comprensione. E tutto questo è rappresentato, come lo dice qua, il centro del linguaggio verbale, è rappresentato a sinistra. In particolare è un sistema complesso, quello del linguaggio, come sono tutte complesse le funzioni cerebrali, ma ad ogni modo fondamentalmente si distinguono alcune aree fondamentali. C'è un'area qui, che è un'area di Broca's, un'area 8, insomma. Un'area a livello frontale che serve per l'espressione in uscita, perché qui abbiamo a che fare con la motricità, quindi in uscita intendiamo la scrittura. Qui invece c'è un lobo temporale e il parietale che serve per la comprensione del linguaggio. Quindi in poche parole, qui entra attraverso l'udito, perché grosso modo qui c'è l'orecchio, entra attraverso l'udito il suono della parola, questo suono della parola che è soltanto un suono, non è ancora la comprensione della parola, viene elaborato in questa zona, da suono indifferenziato diventa parola, quindi c'è la comprensione, poi la comprensione viene trasmessa attraverso un circuito, c'è un circuito di sostanza bianca che non si vede ma è sottostante a questa, attraverso un circuito che si chiama fascicolo arcuato, viene trasmesso a quest'area, l'area motoria, e quindi io rispondo. Dottore Quarta, quindi mi fa la domanda, io comprendo con questa zona e dopo aver compreso trasmetto qua e rispondo. D'accordo? Questo per quanto riguarda il linguaggio verbale. Dov'è la zona del linguaggio musicale?
sul linguaggio non verbale e a destra. Ne poteva essere altrimenti. Perché? Perché il linguaggio musicale è sì un linguaggio, quindi con tutte le regole strutturali del linguaggio, e per chi studia composizione ci sono delle regole ben precise e rigorose, almeno per la composizione di quella di, del conservatorio, quindi è diciamo accademico, né più né meno come si studia l'italiano alle scuole, eccetera. E tutta l'armonia, gli accordi, non si può andare da questo accordo ad altro, però in maniera più rigida, perché magari con la musica leggera c'è una maggiore elasticità, no? Queste cose qua. Non soltanto nella musica leggera, ma anche nella musica contemporanea del Novecento, no? Dalla dodecafonia, dalla dodecafonia in più in su. Cosa si è visto? Si è visto che tuttavia il linguaggio musicale che è localizzato in questa zona, c'è una differenza tra i musicisti e i non musicisti, gli amatori. Perché si è visto che gli amatori, nel momento in cui gli amatori hanno un linguaggio soprattutto localizzato a destra, man mano che gli amatori diventano musicisti, quindi strutturano una maggiore elaborazione del suono, perché il suono va maggiormente compreso, poi si informano delle reti neuronali, soprattutto poi se poi devono eseguire. Quindi in poche parole, qui si formano dei circuiti a sinistra, si formano dei circuiti, che è la cosiddetta plasticità neuronale, cioè in poche parole si formano dei circuiti in ingrandimento di qui a sinistra, per cui il linguaggio musicale da destra si sposta a sinistra. Cioè questo per far capire che anche nei musicisti c'è una maggiore specializzazione, cioè viene percepito maggiormente, la musica viene percepita maggiormente come linguaggio e non come espressione gestaltica. Cos'è l'espressione gestaltica? L'espressione gestaltica è l'insieme, no? Io ascolto la musica, non ho alcuna conoscenza sia delle parole, sia ancora di più delle parole e ancora di più della musica, io la valuto in maniera complessiva, no? Gestaltica, cioè complessiva. Per cui dico mi piace o non mi piace, mi suscita delle emozioni o non mi suscita delle emozioni, e questo è fondamentalmente a destra. Nei momenti in cui io devo andare ad analizzare con il brano che ho fatto, no? Tu, dove c'è un tema principale, ci sono le parole, poi c'è un ritornello che si ripete, e poi ci sono delle espressioni, c'è una organizzazione, diciamo, anche della melodia in un certo modo piuttosto che nell'altro, no? Perché c'è uno sviluppo e quindi un ritorno. Nel momento in cui io faccio questo tipo di analisi, io faccio un'analisi strutturale, quindi faccio un'analisi di tipo linguistico-verbale, quindi maggiormente si sposta a sinistra. Bene. Una cosa che hanno in comune i due linguaggi è che qui c'è una zona, la zona frontale, che serve per controllare, la zona frontale che serve per controllare per eventualmente uno fa degli errori. Sotto il controllo sia l'inquisto che il contrario, d'accordo? Per cui quando magari qualcuno è distratto o qualcuno ha una coscienza un pochettino in vita perché ha bevuto, non so, qualcosa del genere, c'è questa zona che è meno. Poi eventualmente parliamo pure della disinibizione. Va bene, possiamo andare avanti. Qui vengono messe in esame in parte quello che è stato detto, no? E allora questo è il cervello tagliato a metà, questo è visto dall'alto, questo invece c'è una sezione orizzontale. E cosa dice qua? C'è la rappresentazione del suono, quindi la rappresentazione del suono arriva qua, d'accordo? Che grosso modo qui c'è l'orecchio, abbiamo detto. Cosa succede? Perché poi noi dobbiamo arrivare a parlare delle emozioni, no? E cosa succede? Succede che il suono del suono della musica, al pari del suono della parola, arriva in una zona che si chiama un'area parietale, d'accordo? Parietale e temporale, cioè all'area della ricezione del suono, all'area uditiva. Quando il suono arriva solo e soltanto come un rumore indifferenziato, perché arrivano le vibrazioni,
d'accordo? Cioè il cervello non arriva la parola, non arriva il suono, non arriva la campanella della scuola, arrivano delle vibrazioni, perché c'è una trasmissione, si dice, no? Dal suono alle vibrazioni. Allora, arrivano delle vibrazioni, poi queste vibrazioni che vengono codificate nell'area primaria vengono trasportate nell'area secondaria. Nell'area secondaria c'è la raccolta di tutte le esperienze dei suoni che io ho, c'è una sorta di magazzino dei suoni, e qui che io ho preso nel corso degli anni, e grazie a questa elaborazione io riesco a distinguere che quel suono che mi è venuto attraverso la vibrazione, riesco a capire che si tratta di una parola o di un suono. D'accordo? O di una melodia. Ora, siccome ci stiamo interessando di musica, fosse così sarebbe abbastanza semplice. In realtà, da questo punto parte un po' una sorta di differenziazione. Allora, una prima differenziazione è quello che va a livello frontale. Cioè, il suono a livello frontale va a livello frontale dove c'è la percezione cognitiva del suono, cioè io questo suono, io ho ascoltato e vi ringrazio il quartetto d'archi, dal punto di vista cognitivo io dico io questo lo conosco già, si tratta del mio quartetto. E quindi c'è una, e quindi non ha niente, ha poco a che fare con le emozioni, perché ha a che fare con un'area frontale, che è soprattutto l'area frontale di sinistra, che abbiamo detto che è l'area di tipo razionale. Quindi di tipo cognitivo. Altre fibre poi vanno a livello cerebellare e a livello frontale inferiore, che invece mettono in connessione il suono con il ritmo. Mentre tu cantavi in maniera automatica, senza che tu te ne rendessi conto, ma trasportato dalla musica ti sei messo a ritmare, no? Quello intanto accade, infatti ci sono dei riflessi dell'area della percezione del suono con l'area della motricità, d'accordo? Con l'area della motricità e con il cervelletto. Cioè, con l'area della motricità, perché comunque tu devi fare dei movimenti. Con l'area del cervelletto, perché se il cervelletto non coordina i movimenti, dopo 5 secondi ti ritrovi a terra, va bene? Poi c'è un sistema particolare che qui non si vede, che va all'ippocampo, poi vi parlerò dell'ippocampo, è un'altra via che prende la via dell'amigdala, poi vi spiegherò cos'è l'amigdala e il sistema limbico. Vabbè, comunque andiamo avanti, che poi tutto si irà, poi verrà, possiamo andare avanti, tutto verrà, oh, ecco qua, un pochettino riassume quello che ci siamo detti. Analisi acustica e rappresentazione, cioè arrivo all'analisi acustica, corteccia uditiva, vedete qui c'è la corteccia uditiva, faccio un'analisi acustica e oltre ad interpretare io me la rappresento, cioè rappresento il suono e lo rappresento rispetto alle mie esperienze, d'accordo? Poi cinetica e cinestetica, ne abbiamo parlato, la percezione visiva, perché poi a un certo punto da questa zona sempre di rappresentazione del suono ci sono delle fibre che vanno a livello qua occipitale, il livello occipitale è la zona visiva, per cui il suono viene rappresentato attraverso le immagini. Poi concomitanti emozionali e viscerali, per quanto riguarda questi qua, allora può andare avanti un altro po'. Ecco, è questo qua, era quello che c'era. Allora, qui si vede abbastanza bene, guardate, qui ci sono vari tipi di sistemi, no? Allora, c'è una zona che viene chiamata ipotalamo. Questo ipotalamo è in relazione col sistema neuroendocrino, per cui asse, cervello, ipotalamo, ipofisi, suprarrenale e sistema vegetativo. Questo ci spiega perché i suoni rappresentano nella musica, mette in moto tutto il sistema vegetativo, può lo conoscere, quindi il cuore, il polmone, la salivazione, le ghiandole, il sudoripere, insomma, tutto questo. Quindi, per esempio è responsabile, per esempio, un aumento di pressione durante l'ascolto della musica.
La cosa poi interessante è invece questo la circonvoluzione dell'ippocampo. Allora, cos'è la circonvoluzione dell'ippocampo? È una circonvoluzione, è un sistema è importante per quanto riguarda la memoria, cioè fa parte di un sistema che prende il nome sistema di Witt da Ziller, no? Cioè è dove la memoria si forma la memoria. Però il processo della memoria non è soltanto un processo neurologico, è un processo neuropsichiatrico. Per cui cosa c'entra la musica con la memoria? Invece è fondamentale, perché io nella memoria, quando io entro in questo sistema, che è il sistema dell'ippocampo, io non soltanto vado a ricordare che quella musica, ma si scatena tutto un altro sistema, che è il sistema limbico. Come vedete, è una cosa veramente complessa. Sembra una cosa semplice ascoltare musica, ma in realtà è una cosa molto complessa. Il sistema dell'ippocampo, quindi, che viene definito una sorta di hard disk delle nostre sensazioni emotive legate alla musica. Perché io poi, il sistema dell'ippocampo, che ripeto, fondamentalmente legato alla memoria, poi è in rapporto con un altro sistema, che è il sistema limbico. Sistema limbico è quello che viene chiamato cervello viscerale, cervello delle emozioni, che è dove il musicoterapeuta conoscono, ce ne parlerà dottoressa, dove si pensa che si attivino tutto ciò che ha a che fare con la felicità, con il dispiacere, anche i sentimenti negativi, della rabbia, soprattutto la rabbia, la paura, eccetera. Se no andiamo avanti, non so quanto ce n'è ancora. Sì, ecco qua, questa è una sorta di riassunto. No, vi parlo soltanto un pochettino del sistema limbico. Allora, il sistema limbico, che poi, scusa, può tornare un attimo indietro, che non so se nella prossima figura si vede. Quindi, finora abbiamo parlato, giusto per intenderci, una zona qui che... No, mi prendi l'altro, per forza. Sì. Quell'altro dove... Allora, finora abbiamo parlato. Il suono come vibrazione che viene interpretato come suono, quindi solo e soltanto come stimolo neurologico, che poi viene in contatto, si relaziona con la zona frontale superiore e quindi la coscienza del suono. Cioè io capisco che si tratta di un suono e non della sirena dell'ambulanza. Poi tutto questo viene sottoposto al controllo di una zona che sta qui, che è il frontale inferiore, una circonvoluzione frontale inferiore, che serve per il controllo per i musicisti durante la loro esecuzione. Nello stesso tempo ho un rapporto con l'area visiva, che è qui, questa è l'occipitale, quindi l'area visiva per cui il suono mi suscita immagini. Nello stesso tempo è il rapporto con il cervelletto il cervelletto mi serve perché viene attivato in maniera riflessa il movimento rispetto al suono, quindi il cervelletto ha necessità di mantenere il controllo del movimento, non soltanto, ma poi c'è avanti, scusa per favore, ma poi c'è il collegamento con la circonvoluzione dell'ippocampo, dove io metto in rapporto il suono con tutti i ricordi, ma quei ricordi vengono messi in rapporto con un'altra area, che è il sistema limbico, dove a un certo punto quel suono, quella musica mi suscita delle emozioni, per cui capiterà fra sei mesi, che io magari di questa serata, probabile, visto l'età, non ricorderò niente, ma probabilmente ascolterò la tua musica e quella musica mi ricorderà, mi farà rivivere la serata di questa sera. Tutto chiaro? E qua c'è una sorta di riassunto. E dice, in definitiva, la musica è uno stimolo uditivo articolato in maniera complessa. Si può dire che sia psicologicamente olistica, nel senso che coinvolge tutto il cervello. Quindi, come vediamo, la musica è ancora più complessa rispetto al linguaggio, essendo processata attraverso circuiti diversi: le regioni del linguaggio, la corteccia motoria e il cervelletto legate al movimento,
l'ipotalamo e la mitra, che sono coinvolte nelle emozioni, l'ippocampo, centro della memoria, e il sistema endocrino neurovegetativo. Ma un pochettino più avanti, credo che ce ne sia un paio d'altri. Vabbè, pure qua è un sistema, qui mostra il precuneo, il posteriore, vabbè, l'ippocampo ancora una volta il 7, vabbè, c'è un po' l'evoluzione dell'ippocampo, invece il cingolo invece sta qui sotto, non si vede perché sta sotto, insomma, occorrerebbe tagliare a metà del cervello. Poi va avanti un po', penso che abbiamo finito. Pure qua c'è una sorta di riassunto dove vengono rappresentate le varie aree. Ecco, il sistema limbico è questo, vedete, sta intorno all'area del cervello, eccetera. E poi esprimo altri due o tre concetti. Uno, quello che diceva lui, cioè la faccenda della dopamina. Cioè la musica aiuta a scaricare serotonina e dopamina, e su questo lavorano molto di misura i musicoterapeuti per la depressione, perché la depressione fondamentalmente, ci sono vari tipi di depressione, però nella depressione c'è una carenza di sostanze, diciamo, che si parla molto della serotonina, però anche la dopamina ha la sua rilevanza e la sua importanza. Altro concetto importante: qual è la musica che fa bene? Allora, di questo si è parlato tantissimo. La musica che fa bene è quello che fa bene alla singola persona. Cioè, non c'è musica. Se voi andate con musica e volumi lì, e li presentate per Tomeo, probabilmente si mettono a far ridere. Cioè, voglio dire, in quella sorta di hard disk poi ci entrano tutte le esperienze, non soltanto personali, ma anche culturali, della propria cultura, della propria regione, dei propri stili di vita, no? Per cui non è che esiste una musica che in assoluto fa bene. Un altro concetto, non so se avete sentito parlare dell'effetto Mozart. A un certo punto si disse che ascoltare musica di Mozart rendesse intelligenti, tanto che ci fu un governatore della Georgia che obbligò tutti ad ascoltare musica. In realtà non è vera questa cosa, perché poi sono stati fatti degli studi. Il problema della musica di Mozart, insieme alla musica di Vivaldi, è che è una musica tonale, quindi essendo una musica tonale utilizza delle frequenze, che sono congruenti al nostro organismo. Qual è la frequenza congruente al nostro organismo? Quella del cuore. No, intorno a 65, 70, 68, 70 battiti al minuto. D'accordo? Tant'è vero che quella musica lì generalmente è quella più rilassante. E tu vai giù sui 30 diventa una musica triste, diventa una musica da funerale, vai sopra e attiva maggiormente quelle aree frontali per l'attività motoria, e quindi maggiormente viene utilizzata quella musica nelle discoteche, nella musica del gruppo. Poi mi fermo qua, altrimenti poi diventa... Quando si improvvisa? Si mettono in moto questi meccanismi, però generalmente si improvvisa secondo lo schema, cioè non è che uno... Cioè, allora, bisogna capire, bisogna fare una distinzione, cioè l'improvvisazione significa l'improvvisazione che è casuale. No, allora, non è facile fare l'improvvisazione, tu lo sai meglio di me, no? Cioè nel senso che improvvisare è più difficile che seguire, perché tu comunque quando improvvisi non puoi andare, è come, allora, se improvvisare significa che io devo andare da qui, non so, a Mezzanello, e io non posso improvvisare senza una logica, perché se improvviso senza una logica andrà a finire che dopo 2 ore giro intorno sempre le stesse strade, no? Quindi evidentemente si segue un discorso musicale, d'accordo? Allora, lì si lascia ampio spazio all'uomo destro, no? Si lascia ampio spazio all'uomo destro, dove il lobo sinistro, in cui c'è il compositore accademico di conservatorio,
non te ne frega assolutamente niente, perché lì ci sono dei rigidi schemi, no? Delle regole, e quindi cioè, si lascia ampio spazio al lavoro degli istruttori. Aspetta un attimo. Una cosa che vi accenno, però complicata, insomma, non so se riesco a dirla. C'è una sorta di sistema neuronale, no? Ultimamente, le ultime scoperte, c'è una sorta di sistema neuronale in cui si mette, attivando questo sistema, si disattiva, attenzione, si disattiva la connessione tra l'area cerebrale dell'uditiva, l'area cerebrale uditiva e l'ippocampo, cioè diventa emozione pura, d'accordo? Cioè se io sono stato chiaro, cioè a un certo punto lì arriva il suono, poi a un certo punto prende contemporaneamente varie strade, mi segui? O in particolari situazioni, e l'improvvisazione, soprattutto se ispirata, è una di queste situazioni, si attiva questo sistema che disattiva le connessioni con le funzioni superiori cerebrali maggiormente razionalizzate e in contatto con la musica, lasciando lo spazio al sistema limbico. Quello che abbiamo detto è il sistema limbico. Ricordate, sistema limbico è il sistema delle emozioni, quindi diventa emozione pura. Quindi tu quando ti improvvisi, dai libero sfogo all'emozione pura. Se è una improvvisazione. Vabbè, per esperienza noi abbiamo, diciamo, dei costrutti, diciamo, che avranno così dei modelli a cui facciamo riferimento, però servono giusto la rima, ecco. Sì. Si ricorre alla rima in modo da poter procedere, però tutto il resto è poi un fatto proprio emozionale. Emozionale. Prescinde da qualsiasi volontà e vai proprio. Sì. Allora, il cervello funziona per via gerarchica, no? Sì. Allora, il sistema limbico è un sistema che sta, il sistema delle emozioni, è un sistema che sta più o meno al centro del cervello. Il sistema razionale è quello che sta sopra. Allora, nel momento in cui si attiva questa struttura, tutto ciò che è sopra viene completamente. E allora questo spiegherebbe anche la musica come veicolo di rabbia, di tensione, spiegherebbe anche la musica come quel che spesso viene associata durante i parti di droga, di cocaina, eccetera. Perché poi, sempre nel sistema limbico, non è che abbiamo soltanto il sistema della felicità, abbiamo anche il sistema dell'aggressività nel sistema limbico. D'accordo? Io mi fermerei qua, è giusto per poi dopo c'è la dottoressa che ci parlerà della musicoterapia. Ci parlerà se esiste una musica per ogni patologia. No, perché... Grazie. Accendi, grazie tante. No, solo dire, prima di lasciare spazio, interessantissima, cioè sempre un meccanismo scontato, lo è per noi. Poi quando sentiamo queste spiegazioni, e poi quando sento queste spiegazioni sul cervello, ci rendiamo conto di quanto noi siamo esseri complicati. No? E forse proprio questa nostra complicazione, questa perfezione, è anche la nostra fragilità, sì. Perché poi siamo fragili. Però la musica ci può aiutare, in tutti i popoli, no? Da sempre, dagli sciamani, i messicani, gli africani, la musica viene utilizzata per star bene e per curare. Ecco, magari ne parliamo dopo, ma intanto stiamo bene, curiamoci con questa bellissima canzone. Ciao a voi, questa è la canzone delle radici rosse, che la musica la conosciamo quando ancora manco sappiamo parlare, però di divertirsi, non ci stiamo bene insieme. Se non fosse rimane le radici cadi e mi rispetti pure quei geni paesi lontani. Se non fosse rimane nel tuo legai e mi vecchio valore alla cultura cadieni. Si può stare attini del mondo cittadini, radicati all'inestabili, quelli cresci bizantini, uniti già stile, voce pure giamaicani.
paesi lontani, se non te scegli mai le tue decaglieni, da ricchio valore alla cultura cattieni, si usa le tinte un mondo cittadini, la di casa di Versailles con i greci e bizantini, uniti in certo stile, oggi è pure giamaicani. Pensate che la teleconomia è commercio, però poi ha fatto l'esperienza, ha fatto l'esperienza personale, in psicoterapia probabilmente, magari ci racconterai, e quindi si è appassionata tanto da fare la sua professione. E oggi è psicoterapista, no? È educatrice presso l'Istituto Chiara Luce di Lecce. E quindi benvenuta Antonella, grazie per essere qui con noi. Ci conosciamo da tanti di voi, insomma, vi ringrazio di questo invito e ringrazio i nostri amici che ci danno queste emozioni proprio a fior di pelle, se posso dire. Ecco, e, interessante. Dico, ma che differenza c'è tra la musica dal vivo e la musica che stai seduta sul divano e te l'ascolti? Ogni volta che ho la possibilità di andare ad un concerto, dico, ma che cosa accade? Che cosa c'è di sopra su quel palco? Ecco, chi come voi, ecco, fa suscitare, no, queste emozioni probabilmente perché le possiedi, perché sennò che cosa susciti se non ce le hai? Suppongo. Quindi interessante anche, ecco, mi facevano pensare nel momento in cui ci sono questi stacchi musicali, no? Ci viene data la possibilità di abbassare le nostre difese. Allora, io pensavo adesso, no? Allora, ma chissà i nostri pensieri, quei tre minuti di musica che abbiamo ascoltato adesso. Allora, rimangono nostri, assolutamente, non li vogliamo sapere, ma è quello spazio che ci prendiamo, noi ascoltiamo questa musica e che cosa pensiamo? Ma la mia bambina ha fatto i compiti questa. Ha finito i compiti, ma questa sera che si mangia, aspetta, ma domani, insomma, e il nostro pensiero va, no? Ecco, questo per dirvi questa sera, no? Che cosa mi faceva pensare. Ecco, io, i miei studi iniziano appunto dagli studi di economia e commercio. È vero, io non l'avevo detto a Claudio, ma lo ha saputo, e dopo, strada facendo, il mio percorso ha preso un'altra strada, no? se possiamo dire così. Ho fatto questa esperienza di conoscere la psicoterapia per un mio percorso personale e ho scoperto delle cose di me che non conoscevo. Adesso, sentendo il dottor Piccini questa sera, dicevo, ah, ma aspetta, io è come se avessi assolutamente separato, diciamo, il mio emisfero destro dal mio emisfero sinistro. Cioè, più andando sul verbale, sul razionale, e meno invece sulle emozioni, sul mio corpo, su quello che il mio corpo può comunicare. E allora, con questa esperienza della musicoterapia, e non solo però, ecco, perché la musicoterapia si,
si abbina sempre anche ad altre discipline. Come dire, si è visto che un bambino, per esempio, con sindrome di Down o con disturbi autistici, se inserito in un'equipe in cui c'è la logopedista, la psicologa e la musicoterapista, eccetera, eccetera, ecco, la musicoterapia è più efficace. Ecco, è un altro canale. Allora, in sintesi, cos'è la musicoterapia? Così in soldoni semplici, semplici. È una possibilità, un percorso che utilizza la musica. Attenzione, la musica come suono, in primis, quello base. Noi utilizziamo gli strumenti musicali semplicissimi, anche quelli semplici, non lo so, il tamburo, ma anche due stecchette, ma anche un blin blin di un campanello, uno qualsiasi suono, anche il suono della voce, anche se è un po' più complesso quello da mettere fuori. E poi sicuramente, come ha detto oggi il dottor Piccini, la musica da ascolto. E io vado più, come dire, come esperienza mia sulla musicoterapia attiva, vi viene chiamata, cioè che mette in moto fisicamente anche, che si può fare in gruppo oppure singolarmente. Ecco, allora, si chiede non utilizzare il linguaggio verbale. Quindi, se non si utilizza, se è bene non utilizzare il linguaggio verbale, che cosa rimane? Uno dice, aiuto, che cosa rimane se io non posso parlare con te? Allora, io posso muovermi, io posso guardare, io posso sentire, io posso annusare, assaggiare. E quindi che cosa accade nel momento in cui il verbale non c'è più, in quell'ora, in quella mezz'ora? Vengono fuori, e vi assicuro anche con tanta difficoltà, il resto, cioè quello che sono io. E allora, indipendentemente, attenzione, se si è un gruppo di adolescenti o di bambini o di economisti illustri, nel momento in cui dopo una seduta di musicoterapia ci si siede, si verbalizza, non si dice in gergo, allora si chiede com'è andata, che cosa avete sentito, come siete stati? Beh, vi posso dire che le risposte in questi gruppi sono simili. Cioè, quello che suscita il non verbale è un ritorno allo stato primitivo, si può dire, no? Come si può dire? Primordiale. Ecco, grazie. Ecco, io quello, qui siamo addetti ai lavori e non genitori, eccetera, no? Ritornando al motivo per cui siamo qui, a questo periodo storico, ecco, ognuno di noi si può trovare accanto delle persone che chiedono aiuto. Attenzione, l'aiuto si può chiedere con le parole, io ho bisogno di aiuto, oppure con un comportamento, oppure con uno sguardo. Ecco, possiamo noi essere coloro che come dire, facciamo attenzione, possiamo fare attenzione a chi abbiamo accanto che forse ci sta chiedendo aiuto. Io, ecco, e così concludo semplicemente, ricordo il mio tutor, il mio
maestro Zen, insomma, che non mi lascia mai e che mi ha fatto conoscere tutto questo. Io andai da lui un po' di tempo addietro ormai, con tutta questa difficoltà nel mio stato interiore, eccetera, e dicendogli che chiedevo aiuto a lui. E lui disse, bene, se hai fatto la maggior parte del tuo percorso. Ecco, me lo sono fatta spiegare perché ero un pochettino, sono rimasta anche male, perché dico, insomma, sono qui ancora così da risolvere tutto e mi dici che la maggior parte è fatta, perché chiedere aiuto è la cosa un po' più difficile. Il resto si può fare tutto, insomma. Questo, grazie. Molto interessante, e poi magari rimandiamo alla fine di queste presentazioni un momento di discussione. Ecco, io prima di vorrei introdurre il prossimo relatore, citando delle parole che ho estratto da una frase di Ennio Morricone. La musica è sicuramente vicina a Dio, nello stesso tempo la musica è proiettata nell'anima e nel cervello dell'uomo. La musica è la vera arte che ci avvicina veramente al Padre Eterno e all'eternità. Monsignor Don Cosimo Zecca, parroco della Chiesa Madre Santa Maria Assunta, qui a Guagliano, dall'estate del 2019. Benvenuto. Vicino a Dio, e possiamo anche dire che la Bibbia stessa è un libro musicale, perché i 150 salmi che costituiscono un libro dell'Antico Testamento sono stati scritti per essere musicati, per essere cantati, e lo stesso re Davide canta e danza attorno all'arca, e la musica è presente nei misteri principali del Figlio di Dio, no? Se pensate alla notte di Natale, gli angeli, i cori angelici cantano, non si sente questo suono. Quindi la musica attraversa un po' tutta la scrittura, è una forma di resilienza, è un modo con cui l'uomo è chiamato a reagire anche di fronte alle difficoltà. E la stessa scrittura, credo, a mio parere, è forse il libro più resiliente che possa esistere. Perché nella scrittura, quando si attraversano, si vivono le catastrofi, o i drammi, o i momenti di oppressione, la resilienza all'interno di questi eventi è sempre una resilienza comunitaria, nel senso che Dio chiama sempre il popolo a reagire, non la singola persona. Non si salva la singola persona, o ci salviamo tutti o si perisce tutti. Se voi pensate a Mosè per liberare il popolo dalla schiavitù dell'Egitto, è un messaggero di Dio che chiama a creare la coscienza del senso della libertà, no? E quindi è tutto il popolo che è chiamato a reagire. Così in tutti gli eventi della scrittura è sempre il popolo, quindi ci esiste una resilienza che è una resilienza comunitaria, non è mai una resilienza soggettiva, no? E è il popolo che è chiamato a reagire di fronte alle catastrofi e ad affrontarle con una coscienza completamente diversa. È chiaro che questo presuppone un creare legami per quella solidarietà di cui diceva all'inizio il dottore, il primo relatore, no? Ma questa solidarietà non è che si improvvisa. La solidarietà è sempre qualcosa che si impara, no? Io ti insegno la via del bene, troviamo nel libro dei Proverbi, in alcuni passaggi anche dei libri dell'Antico Testamento, io ti insegno a fare il bene. Il bene è qualcosa che si vede e che se lo faccio. Quando mia nonna da piccolo mi diceva vai a portare la vicina da casa la pasta fatta in casa o qualcosa che aveva preparato, che al momento a me una noia incredibile, no? Perché magari volevo rimanere a fare le mie cose, ma col tempo, è come quello che diceva anche il dottor Piccini, no? E col tempo ho imparato che quella solidarietà in fondo mi è stata insegnata, non l'ho improvvisata nella vita, no? Io oggi imparo a fare il bene perché me l'hanno insegnato. Allora, anche in questo tempo di pandemia, anche in questa situazione difficile, no, da cui pian piano ne stiamo uscendo,
la solidarietà e la dimensione comunitaria è una dimensione importantissima per far fronte a forme di solitudine, a forme anche di depressione, a forme anche a volte anche di malessere, no? Che a volte questa pandemia ha portato anche con sé. La solidarietà è qualcosa che io imparo e sono qualcosa anche che io devo chiamare, sono chiamato anche a testimoniare. Quindi la resilienza è un nostro strumento, ma in realtà è qualcosa che noi possiamo imparare a farlo se oggi, no, anche nella nostra società, insegniamo anche a fare il bene. Il bene non è una cosa così spontanea che uno magari immagina, o perché c'è lo Stato dietro che dà il pacco della Caritas, o perché facciamo qualche altro gesto che rimane così estemporaneo. No, la solidarietà è uno stile. E come gli stili si insegnano già a partire dalle famiglie, no? Allora, io credo che occorre proprio recuperare anche questa dimensione educativa del bene, dimensione educativa del bene, è una cosa molto importante, che nasce non solo dalla testimonianza che noi adulti possiamo dare ai ragazzi, no? Adulti ai ragazzi, perché non devono rimanere dei vuoti nella società, no? Già gli esempi negativi a volte ai ragazzi attraverso i social si presentano in tanti modi, ma io a volte mi chiedo qual è il bene massimo, qual è la testimonianza del bene massimo, no? E poi credo che ci vuole una nuova alleanza, una resilienza che dire anche, secondo me, una nuova alleanza con l'ecologia, con il creato, il Papa, questo è stato molto chiaro, il ciclo ha dato sì. C'è una bellissima espressione di Ernest Ronchi nel suo libro, c'è dell'oro in questo tempo, come si intitola così, il quale dice, scrive, nel momento in cui siamo stati fermi, il cielo si è pulito, e anche la vita, nel momento in cui siamo stati fermi. Per dire come a volte le azioni antropiche sul territorio, no, sulla natura, sono a volte anche delle azioni che distruggono. Imparare a stare fermi significa imparare ad avere rispetto, una nuova alleanza. Posto pandemia non vuol dire ritornare alle vecchie abitudini, perché sarebbe un disastro, ma cominciare a costruire qualcosa di nuovo, no? Ecco, allora credo che se noi abbiamo colto l'insegnamento di questo tempo così difficile che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, credo che possiamo costruire una maniera comunità, una fraternità, ma anche un nuovo patto con l'ambiente, con un nuovo rispetto, no, verso la natura e la morte. Io mi porto due immagini della pandemia e poi concludo. La prima immagine è l'immagine della fragilità e della solitudine, quando Papa Francesco, quello era marzo del 2020, quando ha recitato quella preghiera in una piazza di Pietro completamente deserta. Pensavamo di essere forti, ma ci siamo scoperti fragili. E nella fragilità ciò che ci aiuta è proprio il senso della solidarietà e della fraternità, di non stare lì accanto agli altri come i discepoli sulla barca, che hanno paura, ma si stringono insieme. No? Ecco, Dio non fa i miracoli se l'uomo prima non impara a solidarizzare, no? Se non impara a costruire questa nuova comunità. Questa è una prima immagine. Poi la seconda immagine mi ha fatto riflettere, per esempio a marzo, quel periodo, ho pubblicato una foto da Kiev, una sala da tempo, con 50 bambini, di neonati, appunto di madri surrogate, che erano stati bloccati lì perché le donne europee non potevano prendere. Questo ci interroga molto sulla comunità. Che cosa ne stiamo facendo nella nostra comunità? Bambini bloccati lì per essere venduti, lì in quella sala d'albergo. Dobbiamo fare il nostro turismo. Io credo che questa pandemia abbia bloccato quei 50 bambini neonati, quelle 50 culle in questa stanza d'albergo, lì, in una casa d'altra. Credo che ci deve fare molto riflettere su come oggi noi vogliamo stabilire un nuovo rapporto con la nostra umanità e anche con la mia. Grazie. Yeah.
eccomi, e tra tutti e dietro ho condotto per culo giusto a te, mi ha detto ti ha comportato, mi ha dolce il tuo cuore, mi ha tutte le carte, ti ha portato come a me, mi ha con una luce a metà di là, a casa con una torre già metà, siamo noi stessi, perché noi siamo la società,
Ecco, la musica, per quello che mi ha insegnato a me, a Papa Valerio, penso a tutti voi, è quel momento di distacco, di non dipendere più da alcuna, diciamo, imposizione, io lo chiamo così, perché per me la musica mi ha tolto le catene e quelle catene. Nel momento in cui sei esposto e sottoposto alla musica,
prima si parlava però la musica che mi piace di più, perché prima le bande che facevano da cantare non è che partivano subito con questa, facevano un sondaggio per capire qual era l'accordo che piaceva di più, qual era il tempo che piaceva di più, il colore per cui la stringa veniva appesa da correggere per un certo colore che si confaceva diciamo alle peculiarità e alle preferenze di chi veniva poi di terra da realtà. Io come cantante forse non ne capisco vita, però mi sembra che si sia staccato questa connessione tra appunto il comitato scientifico e tutto quello che l'evento festival poteva diciamo dare, diventare cassa di risonanza, ma poi anche le scuole dell'università ne avrebbero goduto, ne avrebbero giovato, perché figuriamoci quanta gente avremmo potuto ospitare per capire meglio cosa accade con la musica, già lo sappiamo, però metterla in pratica poi, fare sì che quell'evento dia la possibilità, io lo dico anche da musicista, tutti i ragazzi che vengono ai nostri concerti, io pure ho fatto questo mestiere perché mi produco la medicina, cioè la produco in ambito per assumere, tanti ragazzi che non hanno la possibilità di assumere e di creare questa medicina vengono ai nostri concerti, ma così da sé non stiamo scoprendo nulla, non stiamo scoprendo. Non so, forse abbiamo perso qualcosa, io spero che si riallacci questo. Prima c'era, nei primi anni c'era questo legame tra la memoria storica, quindi capire chi siamo, dove veniamo, perché abbiamo fatto questo percorso, e dare a disposizione delle generazioni future. Anche perché, ripeto, turismo per me, perché comunque continuiamo ad essere terra di migranti, di migrare, avere delle risorse che entrano non fa male a nessuno, però potrebbero entrarne ancora di più. Io grazie. Buonasera a Franco, non scendate, io credo che dovrei dare i relatori a sedersi e ancora 5-10 minuti, parlare tutti insieme di magari se ci sono domande soprattutto da parte del pubblico intervenuto e quindi così discutere tutti insieme di alcuni spunti, alcune questioni che sono molto importanti. Prego. Sedetevi pure qui dove più siete comodi. La musica come terapia. La musica attiva il sistema immunitario, questa è una domanda che non possiamo fare. Tutto a noi che ci passa bene. Ci passa bene quando la ascoltiamo, ci passa ancora meglio quando la suoniamo. Ci si muove poi no? quando si suona. Il suono, il parlo, io leggevo un articolo bellissimo, una pubblicazione scientifica bellissima scritta dal dottor Piccini, dove lui parla del direttore dell'orchestra, quelli che a noi sembrano movimenti banali, potrebbero essere io potrei muovere il basso o in alto, no, non è così, ogni movimento indica quasi una nota e se chi vede dall'altra parte vede una discrepanza è in sintonia, non in sintonia, allora bisogna entrare in sintonia con le note. Allora bisogna entrare in sintonia con i movimenti, quindi non è così banale. E la musica da solo, suonata oppure insieme. E forse ancora aiuta a relazionarci con gli altri. Io ho un'esperienza di amici e amiche che hanno cominciato a cantare in coro per uscire dallo stato di isolamento. Magari dopo una certa età, andando in pensione, quindi molto bene. E la solidarietà, no? La solidarietà è molto importante. Forse la musica, lui ha detto una cosa molto bene, la post-pandemia non è riprenderci la vita di prima, iniziare come prima, ma iniziare in maniera diversa. Forse la musica aiuta il pensiero divergente e forse il pensiero divergente aiuta non solo a risolvere i problemi, ma proprio a impostare la vita in maniera diversa. E quindi questa musica che rimanda alle emozioni e a ciò che noi abbiamo magazzinato nella memoria. Allora, per ognuno una musica diversa, una canzone diversa, e forse anche nella terapia dei bambini o comunque nelle patologie, nel sistema ossidale, l'Alzheimer, il Parkinson, bisogna capire che cosa risveglia certe emozioni in ogni paziente, non in pazienti diversi, e del resto pazienti che guariscono da poco, grazie anche alla musica. Insomma, la musica fa parte della nostra vita, noi siamo esseri musicali e viviamo in abbondanza. Chi vuole commentare qualcosa tutti insieme per completare? Io lascerei al dottor Piccini. Claudio, in maniera molto sintetica, ha posto questi problemi. Allora, certamente la musica è discorsa il sistema immunitario,
e se vi ricordate quella figura, a un certo punto io parlo dell'ipotalamo è una sorta di comunicazione che cerca di cercare il sistema comunitario, cioè che fa parte di un sistema mal definito, ma ben presente, che prende la psiconeuro e indotto in immunologia. Quindi, attraverso quell'area dell'ipotalamo, che è quello che riattiva il sistema nervoso vegetativo, e ci dà anche un rapporto al sistema immunitario, che è un aspetto. L'altro aspetto che dicevi, quello della musica da solo e la musica in compagnia, che è un po' uno sport, no? Sono lo sport che uno tra la soddisfazione da solo e lo sport in cui si consiglia di fare sport di squadra, speaker, in alcuni tipi di patologie psichiatriche, no? In cui, come giustamente diceva la dottoressa, si cerca di unire l'aspetto farmacologico con l'aspetto psicoterapeutico, si consiglia proprio proprio lo sport di squadra, perché lo sport di squadra danno la possibilità, è quasi obbligo, tra virgolette, di socializzare, no? Per cui tu non giochi solo per se stesso, ma giochi insieme agli altri per raggiungere il loro obiettivo. Per quanto e questo discorso vale a livello musicale, perché Arturano, cioè tu è stato bravissimo stasera, ma si è dovuto coordinare con il chitarrista, e non è la prima volta che soltanto due persone non riescono a coordinarsi, per cui si devono anche dare delle regole fra di loro, sono obbligati a darsi delle regole, se hanno litigato, almeno per quel momento sono obbligati a collaborare. Questo è il segreto perché molti nostri giorni. E questo è il segreto perché molti giorni. Quindi anche come momento di socializzazione e sotto questo aspetto diventa anche un momento psicoterapeutico. Lo stesso discorso che vale per il direttore d'orchestra. Cioè il direttore d'orchestra non dà soltanto il tempo, che è pure importante, che ci fosse soltanto la direzione del tempo, non sarebbe necessario il tempo. Cioè basterebbe mettere un metronomo e parlare. No, il discorso è visionario, cioè rendere i tutti uno, che non è una cosa semplice. Perché poi tu devi andare a fare la tipologia, sembra una cosa semplice, devi andare a fare la tipologia dei semplici personaggi, perché ognuno di loro ha un proprio vissuto, per cui c'è quello che in qualche modo vuole emergere, che ti suona forte laddove non c'è, quello timido, impaurito, incerto, cioè, e quindi devi entrare anche, se devi fare anche un lettore di psicologia sotto l'aspetto del direttore d'orchestra, cioè nel senso che deve valutare e far esprimere a qualsiasi strumento l'importanza di quello strumento in quel particolare momento, di quella particolare esecuzione, perché l'esecuzione non è mai una cosa nuova. L'esecuzione c'è un discorso musicale, secondo un discorso letterario, dove c'è un tema che viene esposto, poi c'è una battuta al tema, eccetera. E poi, soprattutto, la musica insieme, dove tu devi dare una coordinazione e questo attiva tutte quelle aree cerebrali che abbiamo detto. La cosa importante della musicoterapia qual è il concetto fondamentale, che forse è sfuggito. Cioè, quel sistema che abbiamo definito è un sistema che va dall'alto in basso, ma anche dal basso in alto, cioè nel senso che tutto il sistema emotivo, tutto il sistema ritmico, però in maniera istintiva e riflessa migliora la corteccia, quindi migliora la cognizione e nello stesso tempo attraverso l'attivazione di quelle sostanze di cui abbiamo parlato, la serotonina e la dopamina, migliora anche l'uomo. Quindi musica poi per entrare in sintonia con gli altri, musica per entrare in sintonia e curare certi discorsi, no? Sia nel singolo che nel gruppo, e magari nel gruppo essere aiutato dal gruppo per curare il singolo, no? E quindi la forza del gruppo per uscire fuori da situazioni difficili. Sì,
Cioè, semplicemente quello che accade in terapia, che cosa è dare significato a ogni piccolo atto che accade. Ecco, se io adesso mi sposto, se adesso sto prendendo questo strumento, ha un significato, ha un senso in questo momento, in quest'attimo presente. Ecco, quello che può accadere di nuovo può accadere solo adesso. Ecco, e questo è un vissuto non indifferente, ecco, perché noi probabilmente non siamo sempre nell'oggi, nell'attimo presente, e quindi siamo con i nostri pensieri di là oppure su quello che abbiamo fatto. La seduta di musicoterapia o una qualsiasi terapia ti obbliga stare adesso e fare e poter fare qualcosa di nuovo. Punto. Grazie. Non così complica, Io ci vado poco a chiedere. Direi mai, se non l'occasione del matrimonio di entrare tra chi prega cantando, prega dopo. Le volte sono messo, però io ho sempre delle emozioni fortissime quando le chiedo. Soprattutto quando ci sono i canti, no? Sì. Poi questa partecipazione di tutti. E allora cantare in coro, cantare in questa richiesta è meraviglioso, anche perché c'è una risonanza. Sì, e tanto il coro credo che possa esprimere in generale l'immagine più bella di come si dovrebbe essere, no? Un cuore solo e un'anima sola, così si esprime la scrittura. E con i ragazzi quest'anno abbiamo fatto una bella esperienza dell'avvento, dando un titolo al cammino. Accordiamoci, e in cui abbiamo detto pian piano di domenica in domenica, come ciascuno di noi in fondo con uno strumento musicale, no? Bisogna imparare a suonare questo strumento, bisogna imparare a tirare fuori cioè le proprie qualità, no? Allora, le mie qualità, per esempio, se sono violino non posso fare la batteria, con la batteria non fa violino, no? E bisogna imparare ad accordarsi in questo. Chiaro che ci vuole qualcuno, il direttore dell'orchestra, capace di tirare fuori le tue qualità migliori e farti suonare per quello che sei, no? E questo credo che aiuti molto, no? Nella vita anche a crescere insieme. Mi veniva in mente quando parlava il professore, quel famoso film che forse tutti conoscete, Sister Act, no? Dove c'è questa storia simpaticissima. La guardia riesce a mettere insieme un commento di suore, cosa difficilissima, un commento di suore da mettere insieme, no? Ma poi riesce a mettere insieme anche tanti ragazzi, no? Sventerati, ragazzi della strada, la musica è riuscita a unire quel commento, la musica è riuscita a unire anche un gruppo di ragazzi, no? E a fare un coro meraviglioso, tirar fuori da questi ragazzi, da queste persone, tantissime qualità. Ecco. Non basta semplicemente essere professionali, occorre metterci il cuore, perché è la passione che credo che ame, che ho un cuore solo e non è solo. Concludo, mi è capitato in questi giorni il catechismo, anche in media, con i ragazzi, che cos'è per te il Natale? È stata una ragazza che mi ha dato un risposto un po' fortemente emozionata, fino alle lacrime, mi ha detto, per me sarà un giorno di tristezza. Non di tristezza perché stavo sola, perché i miei genitori, i miei lavori, i miei impegni, era un giorno così. La musica è la mia compagnia, la musica è già terapia per tanti ragazzi, già nelle incomprensioni degli adulti, nei conflitti degli adulti, il rifugio diventa la musica. In una società in cui spesso l'adulto è distratto dalle sue cose, la musica diventa il luogo. Quando un ragazzo sente delle emozioni, sentire delle emozioni, credo che è un modo per vivere. Grazie. Qui c'è la vostra testa. Perché sentirti le denti è stato veramente perché, come diceva il sindaco, che portava il Sorrento, noi siamo un po' spandemiati, nello stesso tempo pandemiati a causa di questa variante Omicron che corre per il mondo. Qui ci ha fatto sapere un altro aneddoto
Devo ricordare il fatto che siamo stati noi a prendere la musica. Forse il nostro atteggiamento è stato un esempio per quelli che possono aver voluto, però noi ci siamo ritrovati in un momento che non pensavamo potesse esistere, quello della fine degli anni 80, tra voi e noi. Per noi è stata una cura. Quindi questo esempio, i ragazzi che fanno il corso la musica per curarsi e per curare anche la terra, che è quello che è successo dopo. Noi durante le prime feste del sole, le nostre del sole, le feste che facevamo noi, venivano con la rimane di Ucci, Cuccio Luisi, c'è cioè, Simba, che non è che le ragazze gli ragazzi qualcosa, magari neanche gli piaceva. Amavano il fatto che c'erano dei giovani che non avevano vergogna o paura di cantare in dialetto. Che però oggi un dialetto no, a Milano se senti. RDS, Canale 105, poi dicevo, ciao, io mi ricordo i miei cugini negli anni 80, quando andavano a studiare diciamo, a Bologna, dicevano dove vieni, da Lecce, c'era chi diceva Lecce. Sì, venivamo sia a studiare le musicali. Sì, sì, cioè noi eravamo un buon luogo, essendo cittadini di un buon luogo, non esistevamo, non eravamo, non è, non sei. Non lo voglio fare fatto perché abbiamo una sua funzione, però la nostra azione d'amore ha dato la possibilità anche alla Terra di avere una collocazione dal punto di vista proprio fisico, dal punto di vista geografico. Io mi ricordo, no, nel precedente tempo, Santa Veronese non perdeva una. Era un'altra, la stessa cosa. Invece siamo diventati Terra. Siamo diventati salentini, un mondo cittadini, arrivati da Bussanti, ha fatto cosa qua, e nel mio inserire qua. È un grosso piacere questo, finalmente siamo, concito l'ergo su, no? Salento, Salento esistono. Quindi questa è stata una cosa stupenda, quindi la musica, guardate, non è qualcosa che, l'abbiamo già detto, ci ha insegnato anche il dottore, non riguarda a me ma riguarda a tutti, perché comunque la musica quando ancora non sapevo parlare era un rituale collettivo che provocava catarsi, piacere. Che noi oggi abbiamo vocabolari, ma prima dice parole delle cristiane, caccia, amore, uccidi, mangia, bevi, caga, pesce, questa c'è. Cioè, perdonate, io sono un ragazzo di strada, per le parole. Però oggi abbiamo diciamo, un vocabolario nuovo, un linguaggio colpito. Dobbiamo anche pensare a quando la musica ha iniziato ad esistere, ha iniziato a metterci insieme per farci diventare comunità. Se siamo comunità non dobbiamo soltanto la scoperta dell'agricoltura e quindi poi dei villaggi, anche la musica ha fatto sì, perché comunque quelle persone non vanno d'accordo, quindi la musica concorreva anche nel dissipare i disagi, no? I conflitti che si creavano all'interno di un lato di una comunità. Quello che dobbiamo, cosa dobbiamo fare, ripeto, abbiamo la tradizione, basta guardare per esempio in Grecia, non c'è appunto un tamborello, un grato, un picca di miele, noi queste cose le dobbiamo fare, un picca di miele, un picca di musica, ci esce il sorriso e sappiamo affrontare la vita, poi la vita riserva quello che vuole, però se noi ci mettiamo del bene sicuramente entreremo meglio. Sicuramente vorrei dire del loro di voi. No, non ti farò il mio no, il dottore mi fa, dove indietro, dove vai? No, semplicemente per ringraziare veramente tutti quanti per essere stati qui con noi, ringrazio veramente fortemente i relatori, siete stati per quanto riguarda bravissimi e ci avete veramente attivo dentro di emozioni che probabilmente, come diceva Nando, le conoscevamo, però oggi credo che il mio lavoro sia ancora più possibile. E a conclusione della serata, perché comprendo che è tardi, e sono pensieri, poi rimanendo nell'ambito della musica, volevamo dire, ecco, la serata si conclude in questo modo, e portare anche a casa un pensiero nostro. Allora niente, contribuisce a questo pensierino anche la diretta che ci ha avuto su di questa sera, cominciamo da giusto.
dimenticato di citare. Ecco, bravo, io volevo proprio dire due parole su questo. La serata è partita semplicemente dagli interessi che ci ha trasmesso il dottore Piccini, però ecco, per quanto mi riguarda, è partita dall'esperienza personale che ho vissuto quest'estate leggendo un manoscritto del dottore Guarda e soprattutto nella parte interessata nella premessa, una cosa bellissima, vi consiglio di leggerlo, il vicino che avete trovato sulle sedie, e vabbè, a parte le ricerche che sono bellissime, però è bellissima la storia che ci sta dietro le ricerche. E che dire, se vuoi aggiungere qualcosa in merito al manoscritto? No, beh. Io no, ma voglio la serie. No, assolutamente. E che cosa si faceva la serie? Per fortuna che ecco, le carri sono state, poi pensiamo, noi abbiamo avuto fortuna, io spero per tutti, di avere una casa che ci potesse accogliere bene e il cibo non ci mancava. Il vino c'è, per quello che sicuro che c'è. E quindi la sera era la nostra consolazione, quello di mettersi a cucinare, e sapeva perché che si cucinava. Oh, tutti hanno scoperto come si fa il pane, si faceva il pane in tutte le case, si trovava la farina. È incredibile, il pane in casa, la pasta in casa, e poi io avevo mio figlio che adesso è qui, però non è in casa con noi, ovviamente mio figlio a Ginevra, e allora ci si telefonava anche con gli amici e ci si collegava durante la cena, no? E poi si descrivevano i piatti, fotografie di piatti, allora ho detto, oh, perché non facciamo le ricette della residenza? Ricordo anche ricette preparate durante il periodo della residenza e in questo caso con i nostri figli. Quindi abbiamo cercato di creare l'armonia con il mio figlio, e c'era sempre comunque la musica, sempre. Bene, grazie. E noi ti ringraziamo ancora per questo piccolo pensierino e... Thank you.